Allora, mister, tolto il brivido finale e alcune occasioni nel primo tempo, la cremonese è apparsa in controllo del match e considera questa vittoria meritata? Sì, poi il merito è comunque siamo andati sotto, anche se abbiamo avuto un grandissimo approccio, noi pronti, insomma, sui 2 minuti abbiamo avuto due palle gol, un gol annullato, e poi dopo il gol abbiamo subito il pordenone. In quella prima parte del primo tempo il pordenone c'è stata superiore, noi l'abbiamo subita, poi però finale del primo tempo e tutto il secondo tempo siamo stati padroni del campo. Infatti, facendo riferimento a quanto stava dicendo ora, le viene chiesto, la Cremonese è partita con il 4-3-3, poi dopo una ventina di minuti è passata al 4-2-3-1. Che cosa non le è piaciuto in quel frangente? Facciamo un po' più di fatica ad andare a tenere il campo, troppe interpretazioni, in quei casi il Pordenone era molto più spavaldo, molto più sicuro a tenere la palla, anche a tenere il campo, l'abbiamo subito anche abbiamo rischiato di prendere il secondo gol, poi però quando ci siamo messi con le due linee abbastanza compatti a lavorare con Gaetano e Strizzolo abbiamo tenuto molto molto meglio il campo. E abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio con merito e lì dovevamo rompere la gara perché dovevamo subito chiuderla con 3-1. È una vittoria che migliora ulteriormente la classifica. Con questi 3 punti cambiano gli obiettivi della Cremonese? No, l'obiettivo della squadra è continuare a guardare alla prossima gara perché solo in questo modo si possono affrontare partite con la giusta voglia di vincere e poi gli obiettivi li faremo. A fare la classifica, uno deve pensare a vincere più partite possibile e poi lo vedremo. Quanto ha aiutato il ritorno di Valeri sulla fascia sinistra? Per noi e anche nella fase al di là del gol che è riuscito a fare comunque una giocata molto importante di qualità, comunque ci permette di giocare e di avere uno sviluppo più fluido, non perché quando gioca Zortecchia ha giocato anche molto bene a Cosenza. Comunque è una situazione, è un destro e quindi si adatta molto bene. È chiaro che Valeri ci permette di avere uno sviluppo molto più fluido. La solidità della squadra si è notata anche nella lucidità con cui ha saputo rimanere in campo nei momenti più difficili. Credi che si possa parlare di maturità? Maturità, mi piacerebbe vedere una squadra matura, cioè quando già abbiamo affrontato, insomma, già per 90 minuti. Io credo mi è piaciuta la parte finale, anche se la potevamo gestire meglio perché sullo scalino abbiamo rischiato di prendere un gol. Quindi lì voglio adesso ancora più consapevoli e non credo che l'esame di maturità l'abbiamo superato. Vorrei una maggiore consapevolezza dei momenti della gara. In conclusione, quali sono le condizioni di Strizzolo e di Gaetano? Ma io credo che Gaetano sono affaticato e Strizzolo ha qualche difficoltà. Ma noi già domani dobbiamo essere pronti perché la partita è alle porte, quindi domani faremo le valutazioni del caso. Grazie.